e con tutti i collaboratori della Flor Pagano, in quanto ho avuto la fortuna di avere una squadra eccezionale per arrivare a questi traguardi. 51 anni dell'azienda Flor Pagano, ripercorriamo le tappe principali. Una storia iniziata a 10 anni nel 58, quando nei ritagli di tempo tra il lavoro con mio padre e la scuola andavo a curiosare i giardinieri di paese intenti a curare le ville comunali. Capii sin da subito che quel lavoro si poteva fare solo con una grande passione e volevo imitarli. Chiesi e ottenni dai miei genitori il permesso per coltivare alcune piante sul terrazzo di casa. Il permesso era condizionato a un patto che io provvedessi al rifornimento dell'acqua per le piante e per le esigenze domestiche. A quei tempi non avevamo ancora l'acqua potabile in casa e quindi con 2 brocche la prelevava da una fontana pubblica. I ragazzi però, si sa, non si accontentano. 10 anni dopo, nel 68, dopo una lunga esperienza maturata in un'azienda floricola di Andria, chiesi ai miei genitori di trasformare 25 metri quadri della soffitta di casa in una piccola serra. Una richiesta inizialmente considerata strana, ma alla fine accordata. Furono smantellate le tegole del tetto, sostituite con una plastica ondulata e trasparente, messe dei bancali di legno per le piante e una stufa a legno per il riscaldamento, che ovviamente andava controllata e alimentata. Così che una notte, anche a causa della stanchezza, una scintilla appiccò fuoco a un bancale di legno e prese fuoco. Per fortuna salvai la terrazza, ma non risparmiai la predica dei miei genitori, che in qualche modo avevano ragione per mettere al riparo la famiglia dai miei esperimenti. Mi donarono 1.000 metri quadri di terra nella zona della vecchia stazione ferroviaria. E quindi nel 70 Ruvo di Puglia vede nella sua storia la prima serra in ferro vetro di 500 metri quadrati. Una bella conquista rispetto a una soffitta di 25 metri quadri. Tutto sembrava andare per il meglio, poi, come tutte le grandi storie, anche il caso fece la sua parte. 5 anni dopo, nel 75, arrivò l'esproprio del terreno da parte del comune per la costruzione dell'estramurale Pertini. Mi rivolse un amico floricoltore di Terlizzi, che aveva messo in vendita un terreno di 3 ettari nelle vicinanze. La trattativa andò in porto e tutta la coltivazione fu trasferita nella sede attuale. Toccava adesso alla strategia per stare al passo con i tempi del mercato internazionale. Bisognava puntare anche sulla ricerca, sullo sviluppo e sull'innovazione. Iniziarono così le mie visite presso alcune aziende floricole del Nord Europa e in pochi anni passammo dalla carriola ai computer, ai robot, attraverso un piano di investimenti che faceva delle tecnologie danesi il nostro nuovo alleato di successo. A quei tempi, una nota rivista di settore del Nord Italia, Flortecnica, titolò in prima pagina: "In Italia il primo computer floricolo è nato al sud". Allora capimmo che ce l'avevamo fatta. Da quel momento sia i colleghi che i vari istituti, tra cui in primis la
la facoltà agraria delle diverse università, e in particolare quelle di Bari, e l'Accademia dei Gergofili di Firenze, nelle loro visite apprezzarono sia le tecniche innovative di coltivazione e sia le tecnologie che già all'epoca erano state applicate per il rispetto dell'ambiente, cioè il recupero delle acque piovane con irrigazione a ciclo chiuso per non inquinare le falde acquifere, i teli mobili di coibentazione e il riscaldamento a pavimento per il risparmio energetico, cioè che oggi vengono chiamate economie circolari. Oggi parlare di innovazione e formazione è quasi scontato, ma all'epoca andare in giro nel mondo, in tutti i paesi tropicali, per introdurre nuove specie in Europa e tecnologie non era facile. In questi anni, grazie all'intesa collaborativa delle altre aziende dei miei fratelli e le altre aziende floricole dei colleghi ruvesi, la floricoltura ruvese è diventata un fiore all'occhiello nel contesto internazionale, un settore che contribuisce oggi all'economia locale e che dà lavoro a centinaia di famiglie e che ha creato un indotto di lavoro anche per gli artigiani e gli operatori locali. Il settore floricolo dell'economia nazionale rappresenta 3 miliardi di produzione lorda vendibile, con 150.000 addetti al lavoro. La Puglia ne conta il 10%, con 300 milioni di euro e 15.000 addetti. Un settore che avrà sempre grandi spazi per due motivi. In primis, la presenza delle piante migliori indubbiamente la qualità dell'ambiente, sia interno che esterno, e poi le piante e i fiori sono ancorate al ciclo della vita dell'uomo, dalla nascita alla comunione, alla cresima, al fidanzamento, al matrimonio, agli onomastici e fino al di là. C'è sempre di mezzo. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui tornati in questa seconda parte, chiaramente ci concentriamo anche a come è cambiato il mondo florivivaistico nel corso degli anni. Beh, insomma, in questi ultimi anni in Italia è cambiato il prodotto, il pro capita per ogni famiglia, è aumentato di quasi il doppio rispetto, diciamo, a 40 anni fa. Però siamo molto lontani ancora con il pro capite dei consumi del Nord Europa. Ma ripeto, molto probabilmente, diciamo, questo pro capite per famiglia aumenterà sempre di più. Il ruolo della tua famiglia in quest'opera, l'abbiamo sottolineato prima, nei momenti di difficoltà, nei momenti di piacere, sicuramente l'unione è stato un punto di forza dell'azienda Flor Pagano. La famiglia è stata molto importante, dai miei genitori che mi hanno consentito, diciamo, a fare tutto anche sulle terrazze, a fare una piccola serra, e poi i miei fratelli anche hanno collaborato a questa iniziativa,
e venire alla mia famiglia, che effettivamente hanno sofferto anche in periodi particolari, ma diciamo che è stato un aiuto consistente. Per non parlare anche dei collaboratori che si sono affiancati con amore a questo tipo di attività, e dove abbiamo avuto questi, diciamo, risultati a livello internazionale. Parliamo un attimo di come è cambiata questa città anche. Questa città è, purtroppo noi abbiamo un grande problema rispetto alla, noi abbiamo un grande problema rispetto, diciamo, alle altre nazioni. Se parliamo, diciamo, degli Stati Uniti, il Canada, il Nord Europa, maggiormente, diciamo, nella città contano 100 metri quadri per cittadino. Se noi veniamo alle nostre città italiane, il massimo che abbiamo sono 15 metri quadri di verde, ma se veniamo ancora al sud si sono appena appena che 3-4 metri quadri a cittadino. Questo dovrebbe migliorare se vogliamo avere un ambiente vivibile e per, diciamo, ammortizzare tutti gli scarichi di CO2 di tutte le macchine, di tutte quelle che si mette in atmosfera. E Ruvo invece? In Ruvo abbiamo dei problemi ancora, diciamo, di circolazione. A volte, diciamo, si vive in far west, specialmente quando ci sono i mercati che bloccano le arterie principali, magari delle strade ancora che non sono adatte per la circolazione, diciamo, di oggi, che transitano tir internazionale, siamo ancora con delle strade ancora medievali, perciò c'è molto da fare nella città, insomma. C'è una pianta prediletta da parte di Antonio Pagano? Beh, la pianta prediletta, io sono stato sempre amante, diciamo, delle piante verdi, dalle trescine, dai ficus, ma ultimamente, anche perché il mercato è cambiato, maggiormente la nostra prima pianta della Flor Pagano è l'orchidea. C'è un obiettivo da raggiungere nell'immediato? Gli obiettivi sono tanti, perché c'è sempre un cambiamento. Poi ormai, diciamo, sono i miei figli, Alessandro e Gianluca, che hanno preso a cuore questa attività, e loro sono più predisposti, giovani, sia ai cambiamenti che all'innovazione, da portare sempre avanti e avere sempre più risultati. Io la ringrazio per essere stato qui con noi, grazie per questa chiacchierata. Ovviamente vi do appuntamento qui su ruvesi.it per il prosieguo del nostro palinsesto dell'aggiornamento delle news. Deseándote, toda la noche imaginando.